Cosa sta succedendo fra Microsoft e Square Enix? È un po' che mi pongo questa domanda, un po' dai tempi in cui si aspettava inutilmente l'arrivo di Final Fantasy VII Remake su piattaforme Microsoft e diciamo che negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, la situazione si sta delineando in maniera piuttosto chiara, mostrando un problema evidente. Deve essere successo qualcosa fra le due aziende. Perché dico così? Perché, come abbiamo più volte ripetuto, non ci sono al momento prodotti Square previsti su piattaforme Microsoft, non si fa più menzione di possibili vecchi prodotti che dovevano arrivare e che temo non arriveranno mai, e anche in futuro la situazione sembra abbastanza delineata verso una polarizzazione del mondo Square Enix su piattaforme Sony. Allora. Allo stato delle cose, nessuna delle due aziende si è espressa sul tema. Square Enix tace, Microsoft anche, tutti sanno, ma nessuno dice. Questa è un po' la sensazione generale. E quello che sappiamo è che appunto Square è sempre più vicina a Sony. Una vicinanza che probabilmente avrà portato a delle conseguenze, una vicinanza che adesso addirittura porterà Final Fantasy XVI per il momento solo su PlayStation 5. Non si fa neanche più menzione di un'ipotetica versione PC. Se ne parla come qualcosa di sì, si farà, ma quelle promesse da marinaio sembrano. No? Sì, arriverà, arriverà. Ma poi non sai bene quando, come o perché. Perché si parla solo di versione PS5, addirittura nello State of Play si parla adesso Final Fantasy riuscirà a tirare fuori il massimo dalla PlayStation 5. Cioè, è una comunicazione anche da parte di Square Enix ormai totalmente focalizzata sul mondo Sony. Al punto che credo che ci siano effettivamente delle sinergie particolari fra le due aziende, ormai evidenti, per quanto non ufficialmente palesate al grande pubblico. Ma, insomma, chiunque abbia gli occhi per vedere le avrà notate. Il discorso però è appunto questa grande ambiguità, cioè non c'è una definizione chiara ed evidente della questione, non sono state prese delle, o meglio, rese note le scelte reali, ma il futuro ci sarà amico in questo senso, perché come ben sappiamo Square, al di là di Final Fantasy XVI, che arriverà ufficialmente su PlayStation 5, ma su PC non si sa e su altre piattaforme temo di no, sono in arrivo altri due prodotti che ci diranno tanto di quello che sarà il futuro di Square Enix e i suoi legami con il resto dell'industry. Perché? Devono arrivare il nuovo Kingdom Hearts e il nuovo Dragon Quest. Quei due prodotti ci illumineranno riguardo alla situazione attuale. Perché le piattaforme di riferimento di questi due prodotti saranno un'indicazione chiarissima di quale sia il reale stato delle cose. Se dovessero arrivare, e qualcosa mi dice che potrebbe essere così, solo su PlayStation 5, non ci sarà bisogno neanche di spiegare nulla. Sarà ormai evidente quello che in tanti iniziamo a pensare. Se al contrario dovesse magari arrivare l'annuncio di questi prodotti per PlayStation, PC e magari piattaforme Nintendo, allora le cose potrebbero prendere una piega diversa e magari dimostrare che c'è una resistenza solo nei confronti di Microsoft. Ora io pagherei per essere una mosca e scoprire la reale verità. Scoprire cosa è successo, perché qualcosa deve essere successo. Non si può passare da una fase in cui sembra che tutto debba arrivare anche su Xbox, con ipotetiche esclusive temporali a limitare però i tempi, a un momento in cui sembra che siano completamente separate le due aziende, completamente avverse, quasi come se ci fosse un odio fra le due realtà industriali. Non lo so, lo scopriremo. Purtroppo non passa niente, non ci sono neanche rumori ipotetici di quello che potrebbe essere successo. Sembra, alcuni sostengono che potrebbe essere legata alla questione Activision Blizzard con della serie Square e Sony sarebbero molto amiche, e allora siccome per Sony Microsoft non si sta comportando bene, allora Square, ma mi sembrano, insomma, ipotesi abbastanza puerili che poco hanno a che fare con l'industria vera e propria. Le trovo più delle illazioni, tanto per chiacchierare, quindi ve le riporto così, tanto per. Però credo che potrebbe esserci di più. Magari potrebbe esserci qualche prodotto o qualche progetto che doveva prendere una forma e che poi quella forma non l'ha presa e allora si sono create delle frizioni. Potrebbe esserci magari questa famosa storia delle esclusività temporali
acquistati o del voler ostacolare la concorrenza, che potrebbe aver creato qualche resistenza da parte di Microsoft contro Square Enix, non lo so, non lo so, è tutto... Però sono convinto che prima o poi la verità uscirà fuori. Per adesso, ripeto, tutto quello che possiamo fare è purtroppo aspettare e sulla base di quelli che saranno gli annunci relativi ai prodotti in arrivo, cercare di capire un po' quello che potrebbe accadere e quello che, attraverso il futuro, potrebbe essere accaduto in passato. Però, insomma, è una delle situazioni più affascinanti a livello industriale che l'industria abbia da offrire in questo momento. Ne riparleremo.